Problema comune a molti, Nimese capita proprio ieri, che gossonado col gruppo in un posto che abbiamo fatto rock, casino, eccetera, e mi fischiava le orecce. Sì. E o era Flavio Furia che mi pensava, o ma penso che non stavo dormendo probabilmente, oppure ho detto magari andiamo a chiedere cosa si fa in sti casi. C'è una bella roba questa qua. Ha avuto una bella idea e noi siamo qua però fidarsi ma fino a un certo punto. Sì, perché sì. Se meglio arrivare dentro. Sicuri, sicuri. Essere sicuri. Demo. Quindi siamo qua con Francesco Pontoni. Attenzione. Quindi è stesso che ha il nome Fora. Attenzione, c'è scritto Fora che sei lui, però ti metti che nel frattempo se arrivato uno che dà un colpo a Francesco Pontoni e l'organizzatore di Rio è un attormitomane, mi farò una domanda tecnica che okay. Lo smascheremo in caso. Bravo, bravo, perché ne capita spesso queste situazioni. Vado? Vai. Allora, signor Pontoni. Sedicente. Signor Pontoni, tra virgolette, perché vediamo. Un suo cliente ha mediamente, attenzione perché non è facile, 2 orecchie, 5 o 12? io andrei su 2. Giusto, sei lui. Se quel vero, Adesso che troverà questa conferma, podemo andare. La domanda che mi volevo fare è come che vuol fare tutti i musicisti. Ieri mi è capitato che avevamo suonato il gruppo e femo rock anni 80, che avevo la cassa molto vicina e mi stamattina mi sono svegliato, sono andato amico e il fischio, no? Perché avevi fischio nelle orecchie? Sì. Vuol dire che qualche punto pensa. Ah sì, se quel... ma cosa occorreva che venivo qua? Sono una romantica. Cosa si può fare in questi casi? Ma allora, io direi innanzitutto che dobbiamo stare un po' attenti, perché altrimenti il rischio è che fra qualche anno ci troviamo qua in altre situazioni e dove dovremmo lavorare addirittura con degli apparecchi acustici. Okay. Perché dico questo? Perché quel fischio è un... Allora, intanto in gergo tecnico si chiama acufene, è un sintomo. È un sintomo di un qualcosa. Cos'è questa cosa? In questo caso specifico è che l'udito ha l'orecchio e l'udito hanno sofferto per volumi, immagino, troppo alti. No, gli assidissini noi li abbiamo gezzati. Comunque, mi dico la mia, quello che mi succede a me, lui è un poco scarsetto, le orecchie che fiscia, a me mi applaudi. Cosa si fa la domanda successiva? Vabbè. L'orecchio ha bisogno di un riposo. Sì. E quindi qual è il rischio? Che se andiamo a suonare in discoteca, dove vogliamo, dove ci sono volumi molto alti, una sera va bene, si esce di lì, tipico, suonano, fischiano un attimo, applaudono un attimo le orecchie, però il giorno dopo è tutto torna come prima, l'udito riesce a ripristinarsi in qualche modo. Se invece andiamo lì stasera, domani, dopodomani, per 4 giorni di fila, allora non c'è il tempo fisico per riprendersi e da lì nascono i danni permanenti all'udito che quindi causano anche questo acufene in maniera permanente. Può capitare ai musicisti o capitava tantissimo a tutte le persone che lavoravano in fabbrica negli anni. Con rumori infiniti. Sì, dove non c'erano protezioni. Oggi sono obbligatori, da un po' di anni sono obbligatori, ma negli anni 70, 80, e noi vediamo tante persone che lavoravano in quegli anni, non c'erano protezioni. Mm-hmm. E quindi l'udito hanno un problema, l'udito proprio per quel motivo lì. E l'acufene è stato uno dei primi segnali, era un segnale per capire, cioè, date tranquilli, insomma, non si può esagerare. Per farlo diventare cronico. Oggi chi rischia? Rischia soprattutto tutti quei ragazzi che hanno le cuffie e ascoltano musica ore. Brutta. Vabbè, ma allora è una punizione di vita. Mai senti un che viene la cuffia ascoltando i Queen? No. Ascolti Gali e spere basta. È per forza. Allora, c'è un mondo dietro la cuffia, quindi ci sono tante ancora domande, punti di domanda. Diciamo che, per farla semplice, queste le cellule che lavorano per l'udito si danneggiano e il cervello si aspetta di ricevere dei suoni, delle informazioni, invece non li riceve più, va un po' in cortocircuito, compensa, per capirci, e compensa in questo modo qua. Tanti non sentono un fischio, sentono proprio il rumore della fabbrica di dove lavoravano, quindi è proprio il cervello che l'auto mancante, esatto, esattamente, va un po' in corto, va un po' in corto e genera un po' questo fischio. Sì. Ma per capirsi, chi viene da noi 1 su 2 ha un acufene.
Ah, wow! Sì, che può essere un fischio, può essere altro, però almeno uno su due. Quindi la cura immediata però è il riposo, cioè nel senso... Sì, sì, okay. Sì, appena uno lo sente è sicuro, secondo me deve comunque andare a farsi fare un controllo dell'udito per capire che non ci sia niente di permanente o già compromesso, è assolutamente riposo. Okay. Non esagerare, cioè ci devono essere le protezioni, anche i musicisti hanno gli ear monitor. Siciliano per un motivo. Ah, no, sì. Dopo dovrebbero avere il volume giusto, okay. Però servono proprio per salvaguardare tutto quanto, insomma. È impossibile avere come musicista il monitor a volume giusto perché devi usare il batterista. Quindi il batterista tiene in piedi il business qua. Sì, cioè... sì. Va bene, quindi questa prima pillola è molto interessante. Riposate, quindi se senti fisci. Se sei sul palco, senti fisci, sì. Fai delle altre domande, sì. Però se ti fisci dopo, può sì essere che esagera con i volumi. Aspetta un attimo, con la chiusura, senti. Vai. Che bella, perché diventa, questo diventa, questa è la prima pillola, per il resto, se sentimo. Bravo. Che cazzo è il parola?